Preoccupazione nei giorni scorsi per un nuovo caso presunto di Covid-19 presso il presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Il dipendente sanitario risultato positivo al primo tampone e un anestesista del 118 residente a Pescara. Attualmente asintomatico si trova in isolamento a casa. Ora il paziente, che presta servizio sia a penne sia a Pescara, dovrà sottoporsi al secondo tampone e poi ad un terzo per accertare il suo stato di salute. Immediatamente si sono attivati tutti i protocolli per. Sottoporre ai test, tamponi e serologico l'intero personale medico e paramedico, ma comunque al momento non si registrano interruzioni di lavoro nei reparti. Nessun allarme per ora, ci dice il segretario regionale della FIALS Gabriele Pasqualone. Bisogna mantenere la calma ed evitare quanto più possibile di provocare allarmismi. Intanto resta costantemente controllato l'accesso al nosocomio Vestino ed in particolare al pronto soccorso. L'ingresso avviene solo dopo un pre-triage e l'analisi del tampone. I positivi vengono poi dirottati presso il COVID Hospital di Pescara, visto che il reparto COVID del San Massimo, Medicina 2, è attualmente chiuso in attesa di un'altra. Di tornare alla sua normale attività. Comunque, la situazione viene correntemente monitorata da tutte le autorità sanitarie preposte. Intanto, sempre nel capoluogo vestino, il virus è entrato nel centro lapis, dove sono ospitati 42 migranti. In questo caso è stata attivata la sorveglianza attiva H24 fino al 20 di ottobre.